anche lui uno dei relatori di questa 3 giorni di corso sulla preparazione atletica nella disciplina sportiva professionistica. Le chiedo subito, qual è il messaggio che lei vuole dare a questi preparatori atletici del futuro? Il messaggio è quello che entrare nel calcio è sicuramente una cosa positiva, è un ambiente ideale, no? E la cosa sia sotto il profilo prettamente professionale, anche come interesse, una disciplina, il calcio, che è talmente varia che c'è veramente spazio per mettere in pratica le proprie idee, le proprie conoscenze, però è altrettanto vero che è una disciplina molto specialistica in certe situazioni, quindi credo che la cosa migliore sia entrare in connessione diretta proprio con il proprio allenatore per poter esercitare sì la professione, ma soprattutto far crescere, far migliorare, oltre che il singolo, anche un gruppo. E non è una cosa semplice allenare un gruppo, perché un gruppo è composto da tantissimi giocatori, ognuno con le proprie caratteristiche, con le proprie peculiarità fisiche, oltre che tecniche, e quindi va bene il lavoro di gruppo, ma va bene benissimo il lavoro anche personalizzato in certi frangenti, riuscire a trovare la chiave sia fisica, sia tecnica che riguarda l'allenatore, ma anche psicologica, quindi dare una mano un po' in tutto quello che è la gestione di una squadra di calcio. Quindi il messaggio è di essere pronti a un lavoro che può sembrare semplice, ma in realtà è complicato, perché non è un atleta da portare alla massima prestazione, è un gruppo con le difficoltà del caso, insomma. Secondo la sua esperienza, quanto influisce una buona preparazione atletica poi sul rendimento anche tecnico e tattico di un singolo calciatore? Al giorno d'oggi il discorso fisico è importante, molto di più di una volta, per cui non sbagliare tempi e modi è la cosa più importante. Bisogna cercare appunto, compatibilmente con le disponibilità della società, di avere l'attrezzatura giusta, parlo a livello professionistico ovviamente, per poter mettere in condizione l'allenatore e il preparatore di poter far esprimere il meglio ad ogni calciatore. Quindi credo che la preparazione atletica, a parità di qualità tecniche, sia la differenza. Le chiedo se c'è invece magari un aspetto negativo di tutto questo, cioè nel senso, oggigiorno esistono tante tecnologie, si stilano tante tabelle, tante analisi, tanti numeri, un approccio molto più scientifico. C'è un aspetto negativo in tutto questo? Ma no, negativo, affidarsi soltanto a questo, ecco, questo sarebbe l'aspetto negativo. I numeri hanno un'importanza, ma secondo me debbono i numeri confermare quanto l'allenatore o quanto il preparatore hanno già visto ad occhio. Valutare le cose col proprio direttamente è una cosa importante, poi verificare con i numeri, è vero, era così, oppure qualche volta essere anche smentiti dai numeri, no? Io cito una statistica nel calcio, il possesso palla di questa squadra ha sempre il possesso palla, poi alla fine perde 1-0, cosa vuol dire? Vuol dire che non è determinante nel calcio questo possesso palla. Cos'è determinante? Determinante, per dire, non avere un calo nel finale di gara, determinante magari verso la fine della partita riuscire a esprimere addirittura un cambio di passo rispetto agli altri, quindi qui col lavoro ci si riesce. Certo, se tu basi un lavoro esclusivamente sulla velocità o la rapidità, magari lo fai per poco tempo, ma non lo fai nel tempo, non dura. Quindi ci sono tante situazioni. In ogni modo, affidarsi solo ai numeri è sbagliato, così come non credere nei numeri, che a volte ti danno qualche valore in più. Tra i relatori c'è stato Alfonso De Nicola, che rappresenta, insomma, lo staff medico del Napoli, che ha ricevuto tanti riconoscimenti, non solo in Italia ovviamente, ma addirittura in Europa. In che situazione è l'Italia? È veramente un campo su cui puntare, perché l'Italia da questo punto di vista tra gli staff medici sono tra i migliori? Ma guarda, è riconosciuto in tutto il mondo, secondo me, la valenza degli staff medici italiani. È chiaro che non è che siamo gli unici. Io penso che il confronto fra quello che in Italia viene proposto, quello che viene proposto dall'altro capo dell'oceano, quello che viene proposto nel nord Europa o addirittura nei paesi africani, fare
questi convegni secondo me aiuta molto, perché ci si confronta, si cerca di capire qual è la strada da prendere, oppure di modificare un percorso che sentivo adesso parlare di alimentazione. I premi Nobel di 10 anni fa proponevano cose che se le proponi adesso dici ma accidenti, ritiriamogli il Nobel, invece non è il caso, no? A quel tempo era così. Negli anni 70, quando cominciavo io a giocare a calcio, prima della partita ci davano un cofano di riso. Voglio dire, il riso ti fa venire una palla allo stomaco, si digerisce molto più lentamente di un piatto di pasta o di roba di carboidrati presi in altre forme. Quindi che cosa vuol dire? Piano piano si migliora sempre, si cerca di andare avanti. Anche il discorso tattico è la stessa cosa, e il discorso medico a maggior ragione. La ricerca serve a questo. In Italia però non siamo secondi a nessuno. Sto guardando adesso, leggendo quello che stanno proponendo con la nazionale italiana, questi allenamenti per ricalcare le condizioni climatiche che troveranno in Brasile, e secondo me sono buone cose. Ripeto, poi non è la sola cosa da portare avanti, perché sono tanti fattori, però cercare di migliorare ognuno per quello che riguarda il proprio settore è la strada giusta. Ringraziamo tantissimo Mr. Colombo. Grazie a voi.